Sei venuto qui per fermarmi? Sì, certo. Ti amo, John. Ti ho sempre amato. Lo so. Penetrazione pulita. Niente fratture ossee. Regga qui. Dovrebbe arrestare l'emorragia. Ditemi chi siete. Fagli vedere. Danny, Danny, vieni un po' con me adesso, ok? Mostrami la tua stanza. Ascoltatemi molto attentamente. Tutti i bombardieri Stealth verranno dotati di computer. Dyson ascoltava l'esposizione del Terminator. Skynet. Il giorno del giudizio. La storia delle cose a venire. Non capita tutti i giorni di scoprire che si è responsabili di 3 miliardi di morti. Alla fine era sconvolto. Ho come voglia di vomitare. Mi state giudicando per colpe che non ho ancora commesso. Come potevamo sapere? Già, è vero. Certo, come potevate saperlo? I figli di puttana come te hanno fatto la bomba all'idrogeno. Sono i maschi come te che l'hanno inventata. Vi credete tanto creativi? Non capirete mai che cosa significa veramente creare. Creare una vita. Sentirsela crescere dentro. Tutto quello che voi sapete creare è morte, mamma, e distruzione. Mamma. Dobbiamo essere un po' più costruttivi, ok? Dobbiamo ancora impedire che questo avvenga, sì o no? Ma io credevo... Non staremo già cambiando le cose. In questo momento non cambiamo il futuro. Esatto. Nessuno mi costringerà a finire il processore. Non più. È finita. Io mi tiro fuori. Lascio la Cyberdyne domani. Questo non sarà sufficiente. Nessun altro dovrà farlo. È vero. Ok, allora... Distruggeremo tutto il materiale, gli archivi, le memorie, tutto, tutto quello che esiste. Tutto quanto. Non mi interessa. Il chip, lo sapevate del chip? Quale chip? Lo tengono nel cavo della Cyberdyne, deve essere quello del tuo predecessore. Il CPU del primo Terminator. Figlio di puttana, lo sapevo! Ci hanno detto di non chiedere dove l'avevano avuto. Quei figli di puttana! Roba terribile, molto sofisticata, cioè era schiacciato e non funzionava, ma ha dato delle idee, ci ha spinto verso nuove direzioni, alle quali non saremmo mai. Tutto il mio lavoro è basato su quello. Deve essere distrutto. Giusto. Puoi farci entrare, evitando i controlli? Io credo di sì. Quando? Adesso. Il futuro, che mi era sempre stato così chiaro, era divenuto come una strada buia. Eravamo in un terreno inesplorato ora. Facevamo la storia in quel momento.